Un totale di 4 show esclusivi concentrati in altrettante location e che si terranno consecutivamente dal 30 agosto al 2 settembre prossimi. Partirà da Camerino, in provincia di Macerata, l'iniziativa che vede il jazz italiano mobilitarsi per i luoghi colpiti dal sisma. Noi stiamo vivendo di momenti di aggregazione della popolazione per far tornare quella fiducia e sperare di poter partecipare a un processo di ricostruzione prima di tutto sociale. La musica è un linguaggio universale, lo stare insieme, aggiungere Amatrice alle tappe di questo straordinario festival è per noi un segnale grandioso. Queste iniziative, in particolar modo legate alla musica jazz, hanno il grande vantaggio di creare un senso di comunità, che è la cosa principale da cui ripartire. Centinaia di musicisti coinvolti, pronti a trasmettere emozioni e calore a chi in passato ha perso tutto. Promossa dalla MIBAC e sostenuta dalla SIAE, da 4 giorni di performance appare più solida che mai, grazie al rigore e all'impegno garantiti dalla Federazione Nazionale il jazz italiano, che cerca di dare visibilità anche alle nuove leve. Essere presenti quel giorno, quei giorni, in 4 città colpite dal sisma è l'occasione per sentirsi veramente attori protagonisti, soprattutto per i nostri giovani musicisti italiani, che sono tanti, che suonano benissimo e che hanno purtroppo anche poche opportunità. È un'occasione straordinaria. Ho vissuto in prima persona l'esperienza di un terremoto, che era quello dell'Irpinia del 1980, e so in qualche modo cosa vuol dire la sensazione, no? di avere la vita stravolta, di vedere la propria vita stravolta e aver bisogno di vedere una prospettiva. Camerino, Scheggino, Amatrice e L'Aquila, ecco dove si alterneranno le numerose esibizioni programmate e previste in punti simbolici delle singole località. Un aiuto sincero a chi ha bisogno di risollevarsi.